E rieccoci qua, per un nuovo appuntamento. Non sarò da solo, ma sono con la mia amica Scarlett. Fategli un bel applauso. Non gli va il microfono, iniziamo bene. Salve a tutti! Beh, il microfono adesso va. Ok, forse. Perfetto. Non so. Ok, abbassiamo allora un po' il volume di Scarlett perché qua con queste spie mi stordisce un orecchio. Vediamo se mi ha... Sì, adesso va bene. Ok, grazie. Allora, siamo qua adesso per l'incontro consueto con il mondo del doppiaggio. Esatto, esatto. Avremo qua due doppiatrici iconiche. Non so, sicuramente qualcuno di voi già le conosce per le loro voci, per i personaggi. Perché sono due voci molto famose. Esatto, esatto, esatto. Quindi inizierei a... Doppiano i personaggi del momento, iniziamo a presentarle. Sì, iniziamo subito con Yolanda Granato, che ha condotto per 18 anni un programma di informazione su RTL 102.5 ed è una giornalista, infatti, dal 2002. E ha doppiato personaggi davvero famosi, adesso ve ne dirò soltanto qualcuno e sicuramente voi li conoscete, come Lamù, Akubi del Mago Pancione, Asuna. Quanti di voi non conoscono Asuna di Sword Art Online? Dai, fatevi sentire! E dai, Oppure se vi dico Ino di Naruto. Insomma. E anche Barbie e altre diverse produzioni, insomma, animate, tantissimi personaggi, ragazzi, tantissimi. Ha dato la voce anche ad alcuni personaggi di videogiochi, non pensate, come ad esempio Cassandra di Assassin's Creed. Ok, basta, neanche mi fanno finire, cioè, proprio, ok, ok. Oppure Irelia e Quinn in League of Legends, ad esempio, non so se qualcuno di voi li conosce. Insomma, ragazzi, è una voce che avrete sentito tantissimo, tantissimo, e adesso gli darete un volto. Quindi facciamo un bel applauso e chiamiamo qui sul palco Yolanda Granato! Eccola qui, ciao. Vieni, Yolanda. Vieni, prendi, vieni, pure scegli posto tua seduta. Sul tuo sgabello. Oh. Ciao, buongiorno. Da giornalista sarai abituata agli sgabelli e a sederti, sì, sul palco, quindi... Ma in realtà la mia vera voce è questa, quindi faccio uno sforzo davvero... pazzesco quando devo doppiare. Apprezziamo, okay, tutte le tue voci. Fantastico. E insieme a lei adesso un'altra voce famosissima, conosciuta da tutti, grandi e piccini, Elisa Giorgio. Elisa è conosciuta per il doppiaggio di molte serie animate giapponesi del momento, ad esempio la voce di Yor Forger in Spy x Family, Maki Oz in Fire Force, Limur Tempest in Vita da Slime, Baby Five in One Piece, Camilla nei Pokémon, Maki Zanin in Jujutsu Kaisen, ma ha anche la voce di serie Netflix come Vis-a-vis nei panni di Sarai Vargas e in quelli della principessa Anna in The Crown. Nel mondo dei videogiochi è anche la voce del personaggio guida femminile di Howard Legacy. Un bel applauso a Elisa Giorgio! Forza, forza! Grazie! Grazie. Eccola qui. Con la vodka. Ciao ragazzi. Ciao. Insomma, ragazzi, queste bellissime voci che ormai sono nel nostro quotidiano hanno queste facce qui. Quindi ricordatevi, capito? Ma dai, ma perché? Fortunelli, no, eh? Che cosa vi manca? Hanno queste facce da belle. Vabbè, sono belle. Sono così belle che è un peccato che siano solo voci. Fate un bel applauso perché sono bellissime. Grazie ragazzi. E siamo anche amiche, veramente. Ma certo. Vero, cara. Ovvio, Lolli, amore. No, non in realtà adesso si strapperanno i capelli. Non sto capendo, non sto capendo se sono sarcastiche. No, chi? Noi? Tu mi inganni. Ah sì? Sì. Strano. Ma come si potrebbe non adorare Elisa Giorgio, che ha la sua vodka a quest'ora del mattino? Sambuca, cara. Sambuca. Scusate. È già il pre-aperitivo, basta la vodka. Ok, ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle. Quindi iniziamo già con una domandina, dai, così la conosciamo un pochettino. Iniziamo con una domanda, è rivolta ad entrambe. Come siete arrivate al doppiaggio? Proprio prego, così, Lolli, a bruciapelo, partiamo subito. Va bene, allora, io sono arrivata al doppiaggio desiderandolo fortemente già da quando ero molto piccola. Ho avuto la fortuna di avere queste idee chiare già da bambina
ed ero incuriosita dalle voci dei cartoni, dei film, e una volta ho costretto i miei genitori a smontare la televisione perché dovevo capire da dove arrivassero quelle voci, per cui era un percorso proprio già delineato nella mia mente, e o quello o la giornalista radiofonica, per cui ho ogni domenica mi portavano questo registratore a fare le interviste al fioraio, al panettiere, quando prima c'erano le botteghe, non c'erano centri commerciali. Quindi, e poi mi hanno subito, io sono di origine campana, dalla provincia di Salerno, per cui subito anch'io, mi hanno scritto anch'io. È una cosa bella. Una cosa bella. Quando torniamo giù, il pacco da giù. Il pacco da giù, ragazzi. Quando certo. arrivano i pacchi da giù, ragazzi. E allora mi hanno, dietro mia insistenza, mi hanno iscritto a un corso di dizione, recitazione già da molto piccola. Poi ho iniziato la radio con RTL e contestualmente ho iniziato un corso di doppiaggio a Milano, facendo sempre avanti e indietro con Roma. Era proprio esattamente quello che volevo fare, l'ho visualizzato, l'ho cercato, mi sono allenata e ho fatto quello. Beh, direi quindi, che ce l'hai fatta, perché sì, tutto sì, quello sì, che hai elencato sì. l'hai fatto. E adoro farlo, non mi sono ancora stancata. Oh. Però è la mia prima fiera, quindi è la prima volta che... Un applauso! Benvenuta! Grazie. Con la Giorgio, pensate che debutto! Sono un po' preoccupato. La Giorgia invece è una vita che viene in fiera, lei le conosce. Sembra una vita, è già vero? Ma in realtà sai che è un annetto scarso, quindi sembra di più, è vero. Con la tua frequentazione il tempo si dilata. Perché ti sei integrata subito, è quello. Hai visto, siete simpatici e non mi fate sentire il tempo. Ma mi fai piacere. È tipica parlata da doppiatrice questa qua. E invece tu, Elisa? Ma io in realtà io volevo fare l'attrice, come la Lolly anch'io da bambina subito, volevo proprio fare l'attrice, non avevo ben idea di cosa fosse, però l'idea era quella, insomma, poi qualunque ramificazione avesse preso questo sogno, che poteva essere il cinema, il teatro o lo stesso doppiaggio, poco mi importava, l'importante era fare quello. Poi vabbè, sono arrivate tutte delle situazioni in cui mi sono appassionata anch'io all'animazione giapponese, al mondo nerd comunque, videoludico. Sì? Sì, io sono molto nerd. Avete capito? Sì. Ah. E chiaramente quando è arrivata questa roba qui, mentre vuoi fare l'attrice, cerchi di commissionarla a un certo punto, no? E dire no, vabbè, ma anch'io voglio dare la voce a questi personaggi inanimati che altrimenti non sarebbero vivi senza certo. la voce umana. E allora tutto si è messo insieme, insomma, le cose poi hanno portato in questa direzione. Ho capito. Bene, andiamo avanti. Allora, una domanda che, vabbè, potrebbe sembrare un po' narcisista, però dai, chiediamola a tutte e due. Ma vi riascoltate mai? Durante? No, dopo, sempre. Posta, posteriori. Cioè, dopo, se magari... Soprattutto anche, posteriori. Magari anche i lavori vecchi. Se accendete apposta la TV o il PC per ascoltare come è uscito il lavoro. Assolutamente sì. E per diversi motivi. Uno, per vedere se siamo ben amalgamati col cast, quindi subito per andare a criticare eventualmente. Giustamente. Del direttore. Guarda che schifo quello. È la verità. Vabbè, ma lo facciamo tutti. Oh mio Dio, dai, ma sono io. Oh, ma chi hai messo? È successo anche questo. Io una volta ho detto, ma chi è sta cagna? Ed eri io. Tu? No, raga, non ricordavo più che facevo quel personaggio. Ma zero. Era tipo una roba di passaggio, ho detto questa cagna. Poi sento, dico cazzo, no. Cioè, cosa abbiamo detto prima di non dire almeno cazzo? Cagna se può, però. Sì, cagna sì. Mi sembrano un po' la Vanoni, no? Cazzo? Sì, che cazzo non si può. Abbiamo fatto due cose con le Vanoni perché siamo in diretta. Allora, no, ma poi anche per un altro motivo, perché adesso doppiamo talmente tante cose che sarebbe impossibile non incappare in noi. È un caos. E tante cose meravigliose, quindi vogliamo vederle. Ci sono delle serie veramente fighe. Io voglio vedere, perché noi doppiamo, come sapete, solo le nostre scene, ma un intero anime è fatto di tantissimi personaggi, tantissime figure, tantissimi intrecci, e io voglio sapere. Ma quindi, vi è mai capitato, sto già andando fuori dalle domande che mi hanno scritto, molto dai, bene. Marco, improvvisiamo. Sì. Ma vi è mai capitato di ascoltarvi e dire mamma mia, ma questa proprio l'ho fatta di...
merda proprio, cioè non mi è piaciuta. Può capitare, può capitare. Io ad esempio la penso esattamente come lei quando ci riguardiamo, e in più credo che ci sia in noi un istinto di autocritica volto al miglioramento. Quindi qua potevo, se l'avessi fatta così mi sarebbe piaciuto di più, così la prossima volta la farò in quel modo lì. Magari quando appunto è uscita in quel modo lì non è che dici proprio che schifo, però rimani un po' delusa, quello, certo, quello sì. Potevo, sai d'altra che potevi parte, dare di più. Sì, d'altra parte è una roba che pensiamo noi, perché molto spesso da fuori parrebbe sì, che sia giusta esattamente come, certo, come è stata fatta lì, perché devi togliere l'autocritica, devi togliere tutta una sovrastruttura che chi ha curato il lavoro non ha, ovviamente. Perché ha la visione d'insieme e reputa che sia giusto così, quindi noi dovremmo avere anche più fiducia forse. Ma anche perché i non addetti ai lavori non è che sanno proprio chiaro, tutte chiaro, le... no, certo, no, certo. A volte sanno più di noi, ma, sì, ma poi anche per un altro sì, questo hanno ci, delle ci loro, dei loro parametri magari. Beh, no? beh, tutti dai, li abbiamo, sì. Ma secondo me anche per un altro motivo che magari vi può interessare a livello tecnico. Dopo il Covid c'è stato un momento in cui abbiamo tutti lavorato in questa modalità che si chiama colonna separata, proprio per evitare contaminazioni, per ridurre il rischio di avvicinamento con altre persone, e lavorare in colonna separata ti spinge ad avere una modalità per cui sei tu, parli con l'attore originale, ma non riesci ad avere un'idea dell'emissione dell'altro tuo collega, nonostante certo, tu possa averlo in cuffia, e quindi a volte è capitata questa disfonia che però magari poi i poveri tecnici al mixer hanno dovuto aggiustare, fare, ma capita spesso di sentire delle cose proprio non in asse, magari tu stai urlando un po' di più, l'altro lo fa un pochino di meno, questa è proprio una classica cosa da colonna separata. Okay, una cosa, ma ho visto anche tu i problemi con questa sedia, lei invece è lì che non lo so, ma sembra nata su questa sedia, ma come beh, ci dobbiamo ma perché il tacco che mi bilancia, lei è voluta venire con le puzzine qua. Metterò il tacco no, anche io la anche volta, ho cioè, il bicchiere qua dietro, perché me lo sono stupidamente... Ma lascialo giù! E me lo son portato, cosa faccio, lo lancio? Vedi, io l'ho messo là. Ma ma certo, poi tra tutti i tuoi fan qualcuno non arriva a lanciarti un bicchiere d'acqua? No, ma non arrivo, non arrivo. No, ma per abbeverarti, per dissetarti. C'è uno che già sta scappando, cioè grazie Simo. No, no, è che poi il problema adesso è scendere, portare là il bicchiere e risalire. Quindi lasciamo così le cose come va stanno. Bene, va bene, sì, va bene. Massimo va bene, cadremo, sì, raga. Tanto. Mi sa che sì. Io ho una domanda cattiva. Quando, sì, quando ascoltate gli altri doppiatori e magari non vi piace il doppiaggio, cosa fate? Questa comincia prima tu, che io sono chiaramente politically correct, quindi... sì, ma è che... sì, beh... capita, allora ci sono capita, degli step. Il primo step è comunque continuarlo e cercare di abituare il padiglione auricolare e il sistema uditivo a tale orrore. Se non avviene questo passaggio, spengo direttamente. Se non avviene neanche questo passaggio, nel senso che spengo, ma voglio vedere il prodotto. Sì, switch in originale. No! Beh, ma guarda che switcho anche spesso le cose mie in originale. No! Ma è vero, Loli, dai, su. Allora, poi ci sono dei casi assolutamente rari. Ma quando lo incontrate, devo dire una roba. Bravissimo, hai no, devo dire una roba. Che t'ha imparato a fare, Elisa? Buono, un attimo, fammi finire. Devo dire una cosa, che dall'inizio io switchi non è che... Allora, io non guardo tante serie, però, ad esempio, classicissimo caso in cui una serie TV inizia negli Stati Uniti... Poi una volta era più così, adesso che è tutto in simil dub e streaming no, però una volta iniziavano serie lunghissime negli Stati Uniti, io le iniziavo già a guardare in inglese di mio, ma in Italia non c'era neanche l'ombra dell'idea di doppiarle, quindi io le guardavo già in originale. Quando arrivano in Italia ho provato a guardarle in italiano, ma non è che fosse fatto male, assolutamente, nel mio caso era abitudine perché mi mancava le loro voci, che era da anni che le vedevo in lingua originale, semplicemente direi quello. Che ci stiamo avvicinando su un terreno piuttosto paludoso con delle mine anti-uomo sistemate con le sabbie mobili. Ma io non ho niente nulla contro questa roba qua, probabilmente è una roba anche che fanno più persone rispetto a quello che dicono, non è una cosa così usuale perché normalmente i doppiaggi sono fatti molto bene, bisogna vedere
se tu sei entrato in quella via voi? Lì, tipo per dire nel confronto diretto, ve ne parlate? Cioè vi parlate, ma sai che ti ho sentito in quel doppiaggio, sinceramente non è che mi che sia piaciuto schifo. Tanto. No, ci parliamo che ci siamo sentiti, ma a me non è mai capitato di dire a qualcuno no. Hai fatto schifo o di farmi dire che faccio schifo. Ecco. Ma è ovvio, la prima mi cosa sei che piaciuta, dici, sì. Cioè, la prima cosa che dici anche se ha fatto schifo è sei stato fantastico. No, 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 diciamo noi no. Solo, ma no. Il posto si tace. Noi no. Si fa finta di Gliela Giorgio no. Tra l'altro io secondo me devo avere una patologia perché detesto le cose doppiate male, ma anche i documentari. Per esempio io sono un'appassionata di meditazione, mi piace meditare. Se la meditazione o il podcast o l'audiolibro viene fatta con una voce fastidiosa o con delle vocali aperte o comunque con un tono un po' non riesco. Mi dà proprio fastidio la cacofonia, la brutta voce. Quindi sì, sono a cacacazzi. Ha detto cazzi. Per la vostra gioia. Raga, fategli un applauso perché personalmente le adoro. 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 Però secondo me è anche giusto non difendere sempre a spada trattissima il nostro settore. Cioè io non mi vergogno se devo dire no, sta roba non mi piace, piuttosto non la guardo. Perché bisogna devo vederla critici. Per forza in doppiata mantenere. Per difendere il mio settore, assolutamente no. E tante non ne guardiamo. Sì, certo. Meno male che ero io, Tante, voi sì. Avete doppiato tantissimi personaggi, ma qual è quello preferito, quello a cui siete più affezionate? Che domandona. Allora, io vado a periodi di affezione al personaggio, perché quello è il periodo che c'è l'anime che sta andando, che l'ho appena finito, magari mi è piaciuto, mi ci sono appassionata. In questo periodo, parlando di anime, sono due, Your Forger, che l'avete messa in grafica. Esatto, vedo dei cosplayer in giro, tra della l'altro, quale stai portando orgogliosamente. E sto portando i suoi orecchini che mi hanno regalato, anzi. Colgo l'occasione per ringraziare e, Your Forge, che è un personaggio a cui sono molto vicina caratterialmente e quindi ti definisci una psicopatica? Assolutamente sì, ma soprattutto il problema lo di posso Yor, confermare? Chi sono? Lolli. Però nel video di prima. No, beh, più che il suo problema non è tanto essere psicopatica quanto bipolare, ecco. E sì, sì. Confermo il disagio. Certo, la patologia. E poi anche Maki Zenin di Jujutsu Kaisen, altro anime che adesso sta riprendendo. Entrambi, sia Spy Family che Jujutsu, stanno andando verso la seconda stagione. Sì. E quindi per me è un momento in cui nella mia testa sono molto presenti. E sono due personaggi veramente a me molto, molto vicini e molto cari. Quindi in questo momento loro, tra un anno magari sarà qualcun altro, non so. La Lolli Granato. Sono d'accordo. La doppio. Quando mi doppia. Anche tu sei no, sono a d'accordo periodi? A periodi. Ovviamente l'ultima lavorazione è stata la Mu e ci siamo proprio innamorati di questa riedizione. Quindi è stato molto divertente anche poi il la lavoro Mu, corale. Personaggio iconico. Sì, sì, me lo ricordavo anch'io da quando ero bambina io, pensate che gioia immensa è stata un'emozione. Molto emozionata, però ti devo dire che poi mi affeziono a, credo sia normale, ai personaggi delle saghe lunghe, perché tecnica, anche questa è una cosa molto tecnica del doppiaggio per la nostra mente. Più va avanti la saga, più tu prendi quel personaggio, lo conosci, sai già dove vuole andare a parare, sai già che cosa vuol fare con quell'intenzione. Quindi ci sono state serie molto lunghe, per esempio mi ricordo il mio primo doppiaggio importante, Zatch Bell, un mamodo, un po' di tempo fa. Sì. E io ero affezionatissima a quel bambino. Poi un'altra serie molto lunga, un videogioco, Cassandra di Assassin's Creed. Lì quando è finita la serie abbiamo pianto, il videogioco abbiamo pianto tutti, perché sono lavorazioni di 2-3 mesi. O anche a Grezzuko, che quella che fa la gattina che fa heavy metal, che è durata un sacco di stagioni, anche lì grandi pianti. E adesso mi sto rimpiangendo un personaggio finito da poco che mi ha fatto penare, perché
abbiamo fatto fatica a trovare il modo giusto per doppiare questa cinese tra giapponesi, ed è Kagura di Gintama. Sono tantissimi episodi, quindi anche lì mi sono affezionata. Io mi affeziono. Quindi un affetto anche dovuto alla durata del doppiaggio. Sì, secondo me sì, per me sì. Beh, perché sì, comunque sì. Poi ti immedesimi, perché ti devi immedesimare, quindi più tempo ci passi nel personaggio più diventa tuo. Poi ti resta un pochino, sì, quella, certo. quella cosa quando dico, ma resti nel personaggio, in realtà se facciamo 3 turni di quel personaggio, che quel personaggio è preso bene o che è preso male, un pochino ti condiziona l'umore, certo, di quando arrivi, sì, a casa. Certo, certo, perché comunque voi state recitando, esatto, cioè doppiatore, doppiatore. Quindi non, voglio esce, esatto, non esce facilmente. Okay. Terzo turno con la Giorgio, dopo si va bere per forza. Certo. Sì, no, devi, per dimenticare devi, quello devi, che è capitato. Perché purtroppo... Ma invece, così di pancia, un personaggio che avreste voluto doppiare e non siete riuscite ad avere, diciamo... Non vi è capitato anche o che era già stato proposta, doppiato da altri, o che era, ecco, già stato doppiato Meryl Streep Sylvester Stallone, personaggione, però caspita un bel sogno nel cassetto, già presa Denzel Washington. Elisa? Ma sai che Scarlett Johansson no, allora io ho sempre voluto, ad esempio, quando sono una grande fan di Harry Potter, sì, e quando venivano fatti i film, vabbè, io andavo a scuola, quindi non era neanche nella mia anticamera del cervello di far parte del cast, cioè avevo altri pensieri. Però dopo, quando sono diventata doppiatrice, ho proprio pensato, se fossi riuscita a fare anche il gattino di Mastro Gazza in Harry Potter, mi sarebbe andato comunque bene, un dissennatore che parla, un mangiamorte che muore subito, sarebbe andato bene qualunque cosa. Quindi sicuramente aver fatto parte di quella storia incredibile che sono i film di Harry Potter è una cosa di cui che ci sarà sempre. Però mi sono riscattata con il videogioco di Hogwarts Legacy. E dai. Rivivere per mesi, perché come diceva prima Yolanda, poi ci sono delle lavorazioni che durano, essendo che Hogwarts Legacy è un gioco veramente mastodontico. Per mesi mi sono sentita ancora in quelle mura, no? In quel castello, con le stessi personaggi che tu devi continuare a dire, a pronunciare, gli incantesimi, quindi in qualche modo un piccolo riscatto l'ho sentito. Dai, lì, bene. Sì. Ma invece, dai, chiediglielo, stiamo parlando di videogames. Avada, che... Crucio. Siete doppiatrici di tantissimi tipi diversi di produzioni. C'è differenza tra doppiare il personaggio di un anime, il personaggio di una serie TV, quindi un attore in carne ed ossa, oppure fare il doppiaggio di un videogioco, di un documentario? Qual è la differenza fondamentale nell'adattarsi a queste diverse tipologie di produzione? E allora, sì, sono lavorazioni molto diverse. È credenza popolare che doppiare cartoni animati sia più facile, gli anime. Non penso. In realtà è molto più difficile, perché non possiamo contare su tante cose che invece ci aiutano quando doppiamo gli umani. Negli umani ci aiuta tanto l'espressione, il sopracciglio quando non hanno il botox, la linea diaframmatica per la respirazione. Il movimento, le pieghe della bocca quando accennano a un sorriso, quindi stiamo attenti anche a loro, è una cosa molto importante per doppiare appunto gli umani e respirare con loro, gli attori respirano, noi non possiamo dare la parte aerobica, quindi da fermi, però respiriamo con loro ed è qualcosa di molto più naturale, molto più morbido, simbiotico. Sì, in qualche modo sì. Nei cartoni animati è un continuo battere, un continuo parlare, dove a volte devi prendere devi trovare il modo di prendere pause quando il testo non te lo concede. E poi è un dare tu un'anima al carattere, perché è un disegno, quindi non puoi ricalcare esattamente le emozioni dell'attore, di un training attoriale, ma quelli appunto delle intenzioni del disegnatore. Il videogioco è ancora diverso, perché viene creato su una forma d'onda il personaggio, quindi lì devi chiudere gli occhi, te lo devi immaginare in azione,
devi dare alla tua voce il movimento del combattimento quando tu non lo puoi vedere, e quindi è un lavoro ancora più difficile, ed è il contrario di quello che pensano tutti, pensano che la palestra sia videogioco, cartone, film, invece no, sono tutti step molto più difficili. Quando poi c'è da fare documentari, ti appoggi sul diaframma e vai, quindi è facile. E qual è che vi piace di più? A me gli umani. Gli umani? Sì, sì. Guarda, umani e anime è allo stesso modo, è una cosa che trovo più performante, mi emoziona di più, mi piace. Sì, uguale Lisa? Io, con umani e anime più o meno allo stesso livello, aggiungo solo che forse la difficoltà maggiore, anzi sicuramente la difficoltà maggiore relativa al doppiaggio degli umani è chiaramente una sovrastruttura recitativa, attoriale, che nell'anime non è sempre presente, non è sempre necessaria. Anime attuali che sono molto sceneggiati, sì, perché veramente ormai sono una specie di film proprio le sceneggiature di questi anime. Anime magari di una volta o comunque un po' più comici o un po' più d'impatto, non so come dire, serve divertirsi insieme a loro, mentre nel film e nella serie TV, comunque negli umani, c'è sempre questa cosa di dover lavorare attorialmente sulla persona. Quella è la parte difficile che magari l'anime non ti deve per forza tirare fuori. Quindi, ma questo è anche il motivo per cui è bello, per cui può essere più bello. Quindi a me piace un po' di più tendenzialmente gli umani per l'esplorazione banalmente attoriale, quindi la formazione che ho avuto poi, no, di fatto, e l'anime perché è una cosa a cui sono culturalmente legata, perché sono belli, mi piacciono e perché appunto alcuni non sono solo molto divertenti ma ti possono mettere alla prova in modo abbastanza inaspettato. Ma infatti stiamo parlando tanto di lato attoriale, no, di questa cosa. Ogni attore ha le sue tecniche per immedesimarsi, certo, in un personaggio che deve fare. Voi avete le vostre? Ognuno di voi ha la sua, se la volete condividere o se dite solo qualche cosa per non spoilerare, insomma, sono cose anche personali, diciamo. Quindi se vi va di condividere con noi qualche passaggio che fate anche. Secondo me io e te veniamo dalla stessa scuola attoriale, che è Stanislavski e Grotowski, quindi l'immedesimazione. A cazzo di cane, intendi, sì. No. È veramente una cagna. La Giorgio va censurata ogni 3x2 continuamente. Io mi ho salvato sul dente. E te lo meriti perché no, te la stronzata. Mi ricorda una certa live di ieri sera. No, scusate, off topic. Allora, forse la differenza rispetto al lavoro attoriale tipo del teatro, no, dove hai un sacco di tempo per fare un sacco di fisime per entrare nel personaggio, il doppiaggio è istantaneo, cioè non è una roba che arrivi e ti prendi una settimana per studiare il personaggio, lo fai il minuto dopo. Ah, io ero convinto. Sì, no, tu non sai nulla quando arrivi, tendenzialmente non sai nulla, quindi quando arrivi quello che c'è è abbastanza immediato come transfer. Ero convinto che vi mandassero prima un po' una presentazione. Anch'io. Del personaggio. Da come avevi fatto la domanda avevo immaginato che... Quindi come, voi non vedete, come sarebbe tra l'altro fichissimo, però in realtà fino a un certo punto, perché poi credo, almeno penso, che il doppiatore in modo automatico sviluppi questa cosa di farlo molto velocemente, e specie se è un personaggio che si porta avanti da una vita non ce n'è quasi neanche più bisogno, richiami giusto quella roba lì che c'è nella tua testa per fare quel personaggio. Questo ad esempio può essere una di quelle delle cose che hai chiesto, cioè sì, c'è sicuramente dentro di noi qualcosa a cui attingiamo, sì. E lo elaboriamo al fine di diventare quel personaggio, questo sì, però sì, se è un personaggio nuovo fai lo stesso procedimento un po' più... Insomma, bisogna essere pronti a tutto. Ma quindi voi non vedete prima il personaggio in originale e poi vi adattate? Sì, sì, questo sì, però lì, quando siamo in sala, non quando prima. Quando siete in sala o... vi fanno vedere una volta il personaggio. Una, due, tre volte, quanto vogliamo, quanto sì. Vogliamo. Quanto volete, il personaggio in originale e poi voi vi adattate. Quello però tutto sul momento, non vi lasciano il tempo di studiarvelo. Abbiamo ecco. Anche un riassunto. Abbiamo un riassunto di tutta la trama, del personaggio.
Sì, sì, sì. Sì, insomma, un po' di preparazione. Il più delle volte sì. Non più delle volte sparaglio. Per me le sono casi meravigliosi, tipo sì, il personaggio fa questo, ciao. No, vabbè, no, noi perché... poi abbiamo questa cosa, questa roba. Allora, il personaggio ti ho messo su una psicopatica, ok. Allora, il personaggio è una schizofrenica, ok. È una bipolare, vabbè, noi più o meno abbiamo le stesse caratteristiche. Sì, di... sì, è vero. Poi non è solo una questione di voce, ecco, questo ve lo posso assicurare. Il distributore bravo lo fa anche sulla personalità, sulla tua vivacità. Se sei una molle, mai ti darà una schizzoide così. E se sei una schizzoide, nella molle... Non cioè, rendi. Non quindi rendi. È importante anche una buona conoscenza del carattere. Non del è vero? Dottore. Dico bene? Dici benissimo. No, ma infatti fa anche ridere che a volte addirittura alcuni distribuiscono, mettono i ruoli in base a come conoscono anche le relazioni tra le persone. Tipo, sì, voi due che... Siete amiche nella vita. Siete amiche, oggi fate le sorelle. Oppure voi due che vi ammazzate sempre di insulti, fate proprio quelle che sono nemiche. Certo, perché è troppo figa sta cosa. Naturale. Sì, e poi comunque capisci anche che chi lo sta facendo ci sta mettendo non solo cervello, no? Ma anche emotività, cuore. E tutto quanto, quindi questa è una parte bellissima. Addirittura c'è un direttore vecchia guardia a Milano che fa delle cose tipo, che so, fa fare le sorelle, fa doppiare una donna che è una sorella solo se è una sorella anche nella vita. Cioè, a me è capitato questo, ho messo su di lei perché ha un fratello e io voglio una persona che sappia cosa significa avere un fratello. Ah, e se non ce l'avevo, bella. Potevo provare a metterti lo stesso, ma sono sicuro che non avresti fatto lo stesso lavoro, perché tu sai come avere un fratello, più piccolo nel mio caso, che era importante per lui anche questa cosa qui. O mette solo donne veramente madri sulle madri, quindi nonostante noi tutti magari... quei ruoli lì da madre. No, no, no. Non a caso io faccio York e non è una vera madre. Insomma, ragazzi, state capendo un pochino come è una madre molto cosa ci divertiamo, ci divertiamo. Che non si vede, ragazzi, tantissimo, un mondo. Sì, sì, questo sì. Poi tanti ci chiedono, scusate, domandano richiesta, ma c'è tanta competizione tra voi? Ma in realtà no, questa competizione non c'è. Ovvio che dovesse esserci un provino, siamo tutte lì a dire speriamo di vincerlo. Però nel momento in cui lo vince lei, il prossimo lo vinco io. Ma assolutamente. Ma ci divertiamo sì. Talmente tanto che non è un lavoro che ti permette di avere spazi per essere presa male, a meno che tu non sia infame fatta di così, tuo. Certo. Allora certo, ciao, chiaro. Potresti fare anche chiaro qualunque cosa. A meno che non ci sia Mary Strip, insomma. Ah, no, non ha visto Vaso de Pandora. La doppiatrice è una dea di Mary Strip, quindi scherzavo. Allora, ritiro tutto quello che ho detto. Fatto divertente successo in studio di registrazione. Ogni giorno. Sì, è un delirio. La cosa che mi viene in mente quando qualcuno dice vi siete divertiti alle lacrime in studio. Allora, a me è successo recentissimo. La tua me la ricordo, però recentissimo, cioè di no. Prima dell'estate, quando è uscita l'ultima batch di episodi di Baby Shark. Perché lei è la voce di Baby Shark. Sì, esatto. E niente, facevo. Fammelo, ti prego. Sì, è vero. Ma tu lo guardi tu o lo guarda qualcuno che conosci? O no, no, lo guarda no, lei. No, guardi mi è tu. Capitato di vederlo passando. No, raga, cioè, ma adesso guardato, scusate, off topic. Ma l'ho guardato perché c'eri tu. Ecco, hai messo in originale. Non ho guardato Baby Shark perché volevo vedere Baby Shark, ho guardato Baby Shark perché volevo sentire te. Ecco, fantastico. No, ma allora io mi diverto un casino, già di suo è divertente Baby Shark, ma in quel caso era proprio l'ultima sessione, terzo turno, quindi verso sera. E dopo che comunque fai quella vocina per tante ore stai un po' stanchina e quindi ho cominciato proprio a abbassare un po' i filtri, no? Già sono bassissimi, ma lì proprio l'hai tolti, sì. L'hai proprio tolti, non è che li hai abbassati, diciamo. Esatto, e lui fa le canzoncine perché è un musical Baby Shark e c'era questo punto dove lui fece, no rido già, lui sta, inizia la canzone facendo il nascondino ed è già arrivato a contare a 142 e fa 142, 143, 144 e poi inizia a cantare. Io non so perché, vi giuro non lo so, ho fatto la prova, la prima prova prima di registrarla con la voce di un noto politico.
Non so perché, e l'ho provata proprio così. Ma serio, ho fatto 142, 143, 144. E poi la canzoncina era come mi piace stare solo, mi piace stare da solo con me e voglio stare solo con la mia mamma. E ho cominciato come mi piace stare solo con me, con la mia mamma. Ma sono andata avanti 5 minuti. Ma io mai più pensavo che mi stessero registrando, perché era una prova. Poi mi giro verso il direttore fonico e dico, ok, possiamo registrare. Ed erano morti. E ho detto, no, ti prego, non me lo dire. E loro, no, scusa, fermiamo un attimo che dobbiamo risentire una cosa. E loro hanno montato tutta questa canzone sulla canzone vera impuntata, lasciando sotto la musica straordinaria del musical di Baby Shark. Quindi tu sentivi tan, tan, pam, 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 e sotto 142, 143. Possiamo averne una copia? Sì, credo sia in giro. Sì, io ci voglio. Secondo me diventerebbe virale. Ragazzi, no, era una cosa. Adesso forse raccontata così non ha neanche tanto senso, ma in quel momento. Vorrei accendere su Baby Shark solo per vedere questa. Avevamo situazione. Tanta voglia di passare quello come il vero episodio. Perché veramente sentire Baby Shark nelle vesti. Vabbè, insomma, abbiamo capito. Sai che posso procurarmela, quindi lo possiamo farò. Possiamo anche non censurare se anche dici il nome. Yolanda tranquilla. Fallo. Certo, certo. Poi al prossimo comics dai altoparlanti. Sul video. 142. La mamma. Ecco, quando è arrivato la mamma, niente, c'è stata una tabula rasa di cervelli. Niente, questo è talmente recente che, insomma, mi è venuto in mente subito. Le nostre giornate sono così. Sì, ma Yolanda, tu invece che hai combinato? A me è successa una cosa simile a fine Teletubbies. Amiamo tutti i Teletubbies, tante coccole. Però è un prodotto meraviglioso, i vostri bambini sono stupendi. Però, Madonna, è una roba alienante che ti tira scemo. Perché dovevamo fare ciao ciao su una nota particolare, quindi non era ciao ciao ma ciao ciao, per cui se qualcuno magari sbagliava incautamente nota, no, c'erano dei rifacimenti. Alla fine, l'ultima puntata, tutti esasperati da questa cosa, abbiamo fatto l'ultima puntata imbruttiti, quindi io doppiavo l'ala gialla, quindi abbiamo quella colonna, eravamo in quadro. Bestemmie, io l'ho fatta in napoletano, oggi mi sto veramente cagato, perché comunque si prestava, perché aveva anche delle movenze molto, quell'altro col borsellino, quindi io l'ho fatta napoletana imbruttita, incazzata, e abbiamo una puntata dei Teletubbies imbruttiti, Dark Teletubbies, anche quella è segretata. No, però ne sono successe di tanti bambini a rischio, perché è meglio per i clienti, diciamo che vogliamo continuare a lavorare per l'azienda dei Teletubbies. Allora, fantastici, quando tra 100 anni andrete in pensione, la desegreterete. Certo, sì, beh, le ultime gioie prima della morte, certo. No, sì, no, beh, non era così drastico. Vabbè, lo facciamo. Insomma, tra 100 anni andremo nelle piazze invece dei ricchi e poveri, eh? Noi con i nostri bloopers. È vero. Sì, no, con i bloopers. Ah, e poi tra l'altro i bloopers, ragazzi, sono disponibili su varie piattaforme. Sui nostri. Perfetto. Sì. Se volete, si lo sapevo, trovare. Ad esempio, questa mi mancava. Ok. Aperto un mondo. Allora, io vorrei chiedere a questo punto, visto che siamo una fiera del fumetto, l'anime che preferite. L'anime che avete nel cuore. L'anime che preferiamo. L'anime dell'immortà. L'anime dell'immortà è Gesù, Scusate. Giorgio, riprenditi. Me l'ha lanciata lei però, Solo che lei è brava a nasconderlo. Io avrei detto in solo napoletano. Solo che lei nasconde la mano. Devo arrivare ancora al suo livello di nascondimento. Tu sei sempre quella che si butta a capofitto. Sì, Apciu. Allora, l'anime. È una fiera del fumetto, quindi l'anime preferito. Che però devi aver letto. No, io sono più da manga, infatti. Cioè, io ho sempre letto tantissimi manga. La versione anime non l'ho manga, vista di tutti. Va bene perché anche manga. Un po' come i libri e film. Mi piace sempre molto di più la versione dell'autore. Va bene anche il manga. Ma i miei preferiti sono da sempre Fullmetal Alchemist. Applauso spontaneo. Bravi, raga. One Piece. Ma veramente, hai capito? Io l'ho letto quasi tutto. Da leggere? Letto.
Ecco, One Piece, io l'anime praticamente non l'ho. Come cent'anni di solitudine, prima, lunghissimo. Sì, come Silvio Pellico, mi sono chiusa in una stanza e ho letto i volumi di One Piece. No, ma io ho cominciato da leggerlo che, nel senso, ero appena uscita veramente dal ventre di mia madre. Ciao mamma, grazie per il primo volume di One Piece. E niente. Diventerai nonna ora parte che naviga, finisca, no? Sì, beh, praticamente. Quindi One Piece, che è uno di quelli di cui l'anime non me lo sono mai filata, fino a che poi non ci ho lavorato in realtà, e allora lì sì, un po' me lo sono guardata. Ricordo che è la voce di Babyfive. Babyfive, esatto, che nel manga mi piaceva tantissimo, quindi sono stata tanto felice sul ruolo di Babyfive. E poi cosa? One Piece, Fullmetal Alchemist, Naruto. Naruto non mi ha mai troppo preso, no. Cioè, molto bello il manga, però ecco, poi mi sono fermata a un certo punto. Non so, c'era qualcosa che non Naruto andava oltre. Naruto ha avuto un tracollo finale, quello è sì, il problema. Sì, forse... Che alla fine è tracollato proprio in malo modo. Era molto, mi ricordo, molto emotivo, molto emozionante, va bene, proprio emotivo. E dopo un po' su uno shonen mi urta un po'. Cioè... picchiamoci, basta con ste lacrime, basta con sti cazzi e mazzi, boh, basta, se no diventa uno shoujo. A proposito di shoujo, Nana, aspetto l'applauso. È arrivato letto. Anche senza che ho guardato anche l'anime però di Nana, che l'anime di Nana finisce indifferentemente dal manga, che invece non ha hanno una fine. Hanno due finali diversi, sì. Esatto. Io che... Ok. Tu invece? Ti suggerisco? No, allora io vi deluderò. Quale? Death Note. Ah, Death Note. Okay. Death Note. Sì. Beh, li ho doppiati tutti mentre tu eri piccola. Sì, esatto, io non dovevo ancora nascere. Sono nata con One Piece, come allora, dicevo prima. No, io di quelli recenti, l'unico che mi ha appassionato, che ho. Beh, l'ho anche doppiato, è Sword Art Online. Poi ho trovato bello da Dio. Una bella... L'applauso! Raga, cioè... Sword Art Online! Figa! Allora, è figa! E poi ragazzi, io vi devo dire la verità. Io ho letto l'anime di Giorgi e di Lady Oscar. Lady Oscar, un classicone. Giorgi è un po' vacca. Altra Lady generazione, Oscar... altri manga. Altra generazione, altri manga. Vabbè, sì, vabbè. Ma Lady Oscar l'ho letto millennial anch'io. Boomers. Millennial assorrata. Lady Oscar no, l'ho letto anch'io. Ma eri piccola. L'ho letto adesso che ha fatto la ristampa. Va bene. Allora. Sanpei mi ha rovinato tutto. Sanpei? No, a me traumatizzava. Ma perché? Guardavo l'uomo tigre. Sanpei ti rasserenava l'uomo tigre. Cazzo, quando pescavano io andavo in un'ansia. No, vabbè, rinchiudetela. Ma raga, perché? Ma stiamo scherzando. C'è l'ansia che non da carpa. Se usciva il pesce oppure no. Mamma, che palle. Almeno, cioè, uomo tigre si ammazzava. I problemi non lo della piccola Elisa si sono manifestati a quell'età, quando cominciava a vedere. Fammelo meditativo, visto che ti piace la meditazione. I problemi della giovane Elisa. Ragazzi, fatemi un applauso. Qua c'è il doppiaggio dal vivo, ragazzi, state allora, vivendo un'esperienza. Vivendo benissimo. Io starei tutta la sera qui a ascoltarle, ma purtroppo mi dicono che abbiamo ancora 5 minuti, quindi farei l'ultima domanda. No, ma anche perché fa caldo. Avete caldo? Sì. Ah, sì, magari la prossima volta, che so, il ghiaccio. I che sì. I spruzzini. Allora. Figa. Farei un'ultima domanda, dai, proprio... Vabbè, visto che è l'ultima, torniamo indietro, vi facciamo tornare indietro. Il vostro primissimo ricordo della vostra primissima sessione di doppiaggio, qual è? Difficile, l'ultima l'ho Vabbè, fatta difficile. Allora, lo non so. Mi ricordo cosa ho fatto ieri. Me lo ricordo io. Sono andata no, mi ricordo, oggi me lo ricordo, ho mangiato una coscia di pollo prima di venire qua. Ecco. E già. Poi? Siamo andati un po' più indietro. No, scusa. La prima. Tu non l'avevi fatto. Ma no. Inventatela. Ok. Aspetta, pensaci. L'imperatore assente. Pensaci, intanto vi dico il mio che me lo ricordo, perché ho fatto una cosa veramente... Tenerella, sì, ho incorniciato la prima fish.
Sapete che nel doppiaggio al termine ti danno questa fish. Non per giocare a poker e giocarti dove in turno. Dove c'è scritto fiche vuote, fiche svuote. Yolanda ha iniziato così, signori. Fish, fiche svuote. Elisa, brava. Brava. Elisa... Ecco. E quindi la mia prima fiche, una roba burocratica che ho messo nella cornice d'oro, era di un film della Walt Disney dove io ho fatto il mio primo maschietto con Lisa Mazzotti ed era il protagonista di questo film Air Buddy, di questo bambino col cane che giocava a pallacanestro, quello lì. E mio primo turno, sono stata fortunatissima, subito su un prodotto bello e poi da lì ho cominciato, indimenticabile, e conservo ancora la prima fish che ormai è consunta. Anche se ma che forma non se l'è fish? Mai lavata la mano. La fish può essere per così, no, è rettangolare. Foglio A4. Ah, è un foglio. Sì, è un foglio. Aspetta, però prima era più piccolina. Beh, ce ne sono alcune che sono ancora tipo cartolina. Ci sono fish e fish. Ci sono fish e fish, come nella vita. Ognuna ha la sua forma. Vuote. E detto questo. Alcune no. Più allungate, alcune più regolari. Sì, esatto. Scritte con alcune colorate, alcune ancora bianco e nero. Insomma, tutte ce da scrivere. Tutti i gusti nel mondo del doppiaggio. Ma tutte da compilare, tutte da riempire. Tutte da riempire, giusto. Elisa! Ma Lolli, ma devo imparare da lei questa cosa. Cacca al diavolo, fiori a Gesù. E invece... No, mi è venuto in mente il mio primo ricordo, sì, era un videogioco, quindi non c'è molto da ricordare perché, come ha detto lei prima, il videogioco non si vede, c'è solo l'onda sonora, quindi il mio primo ricordo è una bellissima onda sonora da emulare, però sapevo il videogioco che era Infamous. Ecco, conosco. Mi fa piacere che alcuni di voi se lo ricordino. Dai. A me piaceva molto, peraltro. Non quindi... Ex on the Beach. Ex on the Beach è stato il secondo turno, zia. Giuro su Dio. No, giuro. Allora, il primo fu Infamous e ho detto bello, perché da ex gamer potevo solo essere felicissima di far parte di Infamous e facevo la hacker del gioco. L'hacker che ha mandato il drone a fare quello, sei a sud-ovest rispetto all'obiettivo, figata della Madonna. Mentre il secondo turno, come dice lei, subito dopo è stato iniziamo Ex on the Beach, programma trash di MTV, dove facevo quella perennemente ubriaca. Ale. E quindi come prima esperienza è stata formativa, certo. Ho attinto alla mia esperienza personale. A piene mani dalla cultura. Sì, esatto. E poi è arrivata Yor, altra che con e il poi vino c'ha che fare. Un'altra che mi ha aiutato tanto fare Ex on the Beach per fare lei. Perché lei quando tracanna tutto l'episodio, cioè un episodio intero di lei che è smontata e dall'alto. E tu non avendo esperienza personale... No, povera me, come ho potuto non lo so, capisco. Però... Ma pensate che noi a fine turno, che fortuna abbiamo che finiamo proprio nell'orario dell'happy hour. Sì, sì, alle sì, sette sì, e mezza. Sì, 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 sì. Infatti fine turno si va tutti a fare happy hour in sì, centro. A volte ci offrono proprio l'aperitivo dopo, sì. Sono, alcune persone sono veramente molto carine. E... al lavoro più bello del mondo e con questo ragazzi possiamo salutarvi, fate un grandissimo applauso, alzatevi, dai, prendetevi il vostro applauso. Ah, però vedi che non facciamo Yolanda Granato ed Elisa Giorgio, un applauso. Grazie ragazzi, grazie mille per la simpatia e davvero la spontaneità che ci avete portato. Adesso ragazzi, è sempre un piacere. Adesso ragazzi noi ci prendiamo 2 minuti, ma rimanete qui perché inizia la musica, ovviamente, con un grande artista che tutti voi conoscete già dai social. Stiamo parlando di Edoardo Brugnoli. Bravi! A tra poco. A tra poco. Grazie ancora, ciao.